Parliamo di quella che è un po' una questione che sta venendo fuori in questi giorni, dottor Parruti, ovvero un po' di confusione su questa seconda dose di vaccino. Lei ha detto chiaro e preciso, va fatta perché la seconda dose garantisce la copertura. Chi può fare la seconda dose? Tutti? Bisogna fare prima un test, come è andata la prima dose? Qual è la verità sulla seconda dose? Guardi, assolutamente no. Mi è stata anche attribuita, ogni tanto qualcuno mi chiama, l'affermazione che sia opportuno fare un test sierologico prima della seconda dose. Assolutamente falso, a parte che non l'abbia mai detto. Ma mai come nel contesto di questa attuale situazione è assolutamente fuori luogo l'idea di andare a fare un test sierologico. Perché? Perché se io ho un titolo basso, questo non esclude che si siano formate dopo la prima dose le prime cellule protettive. E la seconda dose potenzierà ed aumenterà queste cellule protettive. Quindi un primo titolo basso non ci dice niente né ci deve preoccupare. Un primo titolo alto, se io avessi tantissimi anticorpi indotti dalla prima dose, ragazzi, devo sapere che ho anticorpi diretti contro la variante di Wuhan, che sono bloccanti, che sono neutralizzanti nei confronti della variante prototipica, quella di Wuhan, nei confronti della quale è stato prodotto il primo lotto, il primo gruppo di vaccini, che è un pochino neutralizzante nei confronti della variante inglese, ma che non acchiappa per niente, scusate la volgarità del dire, ma è assolutamente inefficace sulla variante Delta, perché non ha più attività neutralizzante, se non molto, molto minimale, sono molto residua. Quindi quello che ci salva dalla Delta sono le cellule. Quindi, sia che io ho gli anticorpi bassi, che non fa niente perché otterrò cellule alte col secondo richiamo, sia se ho anticorpi alti, che non servono, quindi non mi devono dare false illusioni, devo procedere speditamente alla seconda dose. Quindi doppio concetto forte espresso, per la copertura completa con la variante Delta serve la doppia dose di vaccino o Pfizer, quindi mRNA, o AstraZeneca, quindi adenovirus, oppure l'eterologa. Secondo concetto, non è assolutamente necessario, anzi non si deve fare il test pre-seconda dose, il test degli anticorpi, perché potrebbe essere fuorviante. Assolutamente, può farci perdere tempo, può creare un'esitazione che riduce quel bersaglio che noi vogliamo raggiungere, quel target che ci siamo preposti, che è una copertura dell'80% della popolazione con doppia dose entro la fine del mese di settembre. Questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente raggiungere facendo la nostra parte, semplicemente fidandoci dei dati che ci sono.